Trova audio. Bene così. Ci siamo. Prossimo colosso, chiunque tu sia. I tasti ovviamente non me li ricordo, quindi li guardiamo un secondo. Comando tastiera, sinistra, destra, schiva con alto, con Q, con left controllo, middle button, 18 pulsanti per schivare, va bene. Salta space, interagisci con R, ripristina, va bene, attacca, mira, scaglia, scatta, va bene, inventario, va bene, mappa, va bene, scala, questo, arma da mischio, U1, va bene, riequipaggio arma, back, quote, qualsiasi cosa voglia dire. Balza, premi. Vabbè, speriamo bene, speriamo bene. Allora, quindi le cose importanti sono queste, scattiamo. Con questo dovremmo schivare. No, con cosa schiviamo? Anche con questo. Vabbè, vabbè. Come schiva non è male. Mi pare che incontriamo Ferrantino. Sì. Con uno. Ah, guarda, rendendo lo possiamo selezionare anche cosa. Pestiamo con la mazza per il momento, con due. Arco quasi rotto, ne abbiamo un altro dopo, perfetto. Con R ripristina la visuale, ma si ferma pure il personaggio, mi sembra un'ottima cosa. Ora guarda, che cosa abbiamo in più? Possiamo ovviamente potenziarci qualcosa. Io spero tanto di non buttare materiale, cioè io voglio potenziare, ok, ma non voglio che improvvisamente trovo un'armatura migliore, quello mi darebbe un po' fastidio. Passati, la domanda del la domanda è adesso tu. Ciao Real QB, che piacere. Qua mi faccio male, meno male con la parabola. Andiamo. Ciao Real QB, che piacere averti qui. Allora, le solite braccia. Vabbè, ho fatto bene ad ammazzarli tutti prima, così non me li ritrovo adesso. La domanda è, come faccio a sapere dove devo andare? Io prima sono andato di qua, in effetti. Qua si scende. Vabbè, torno di nuovo di qua, magari trovo qualche altro riferimento, vediamo. Allora, io posso fare così e arrivare fino in fondo, dopodiché devo sperare che la resistenza sia abbastanza per non fracassarmi al suolo quando finisce. Secondo me mi faccio tanto, tanto male, tanto, tanto male. Sai quanto male mi sto per fare? Tantissimo. Guarda, guarda, ai, 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 muoio. Vabbè, pensavo assai peggio, cioè. Effettivamente, se la rottura di entrambe le rotule vale questo poco, meglio. Allora, io prima, se non sbaglio, sono andato di là. E ce n'era uno. Mo, voglio sperare che si debba andare di qua. È stato un passaggio molto veloce del nostro Real Cube, il passaggio proprio giusto a dire ciao, se n'è andato, va bene, non fa niente. Vediamo di qua come va. C'è una grotta. Il problema qual è? Che io sta. Qua è dove sono andato prima, credo. Ciao TM8, bella anche a te, come stai? Secondo me proviamo.
Mi sa che quella X non era lì, non si riferiva al colosso, perché sennò già si sarebbe dovuto togliere. Probabilmente sarà riferita a qualcos'altro. Vabbè, però forse ci sono. Dove sono? Da questo. E qui dov'è? Non riconosco troppo quel posto. A me non fa impazzire l'idea di andare in giro alla cacchio, vorrei avere una direzione, un obiettivo, non mi piace troppo andare in giro come voglio. Quantomeno in Breath of the Wild è vero che si doveva esplorare molto, ma un'esplorazione alla fine dovevi 4 macro obiettivi, Link, dicevo, se hanno quattro, se avevano quattro macro obiettivi, poi andando in giro avevi tutta una serie di punti di interesse con l'unità da giro, cioè punti luminosi che quantomeno guidavano, attiravano in certe direzioni, cioè, ma poi se volevi in più esplorare quelle altre cose era un fatto tuo. Comunque, interagisci. Forse quel cinghiale avrei dovuto ammazzarlo. Il problema è che quest'arco è una cosa indecente di rara, cioè guarda che questa è la dispersione. Cioè, posso provarci a stare 2 o 3 ore così, ma non lo porterò mai. Vabbè. Se me faccio prima se lo inseguo e gli do bot. No, completamente a culo questa cosa, non è che c'è stato un... Però carino che lascia un braccio a terra, dai. Certo che aveva fatto un po' più di questo tratto, credo almeno. No, vabbè. No, ma c'è tutto, quello che fare, però. C'è tutto. Dicevamo. Allora, quel drago brodo di lama io sono in grado di sconfiggerlo se anche fin là ci arrivo. Chissà come si rincocca la freccia una volta. Ah, così è proprio perfetto. Bacche con la pala. Allora, io se vado di là, vado di qua, chissà dove devo andare, non ne ho idea, vabbè andiamo di qua, speriamo di trovarne qualcuno. Ok. Io penso con un salto di arrivarci fin laggiù, ci proviamo. Non cadere in acqua, ah ma c'ho il vento contrario, che sfiga. In acqua sembra di vincere dal freddo, vero? Non eccessivamente, dai, dobbiamo andare peggio. Animazione a sto punto. La mazza a breve si romperà, ma abbiamo volendo altre mazze. Quindi mi verrà qui un po' di legno. Guarda, spazio esaurito. No, ma vai a morire. Che vuol dire che nel top tempo che non posso avere progetti di questa scusa scuriamo.
No, mi sa che non lo posso portare più oggetti di questo. No, ma nemmeno è vero, perché tipo le pietre dove le hanno? Ah, qui. Ho una spada. Che gioia avere la spada. Allora, questo è così io. Posso farci qualcosa? Posso metterla. Penso che per creare qualcosa devo andare a farlo. Mi spiace, non potevo portare, però forse aspetta, come si faceva a fare il palo? Forse può valere una pena. Questo sarebbe stato di scaldarmi. Allora ce la posso anche sedermi a qualcosa, no? Se no devo trovare qualcosa. Nella vita, vediamo un po' se mangiando si ristabilisce. Io si cammina, mangia. Tu mangi, ma sei stupido. Allora. Secondo me ho anche liberato il posto, vediamo se lo c'è. Era così, allora sì, c'è un tot di cose che posso portare. Ah, una qualche utilità. Ah, per dormire. Ok, abbiamo scoperto che... Ma perché c'ho sempre il vento contrario a prescindere da dove vado? Cioè... Fa recuperare sonno o fa... mi chiedo. Ha un po' di vita e un po' di colore. Ma sì, vai vai. Boh, io proseguo dove... capita. Aspetta, io prima ho trovato un'altra cosa, era un coso di quelli che c'aveva dopo un obiettivo, forse sì, vediamo se... non mi ricordo. Poi dobbiamo visitare quella grotta però assolutamente. Tutto bene, Real Cube, tutto bene, a te come va?
Ieri sera è stata una live molto simpatica, quella che abbiamo fatto ieri mi è piaciuta molto, ci siamo divertiti a vedere l'evento, insomma è stata positiva, molto positiva. Speravo di trovare un falò, sinceramente. Come si lasciava con ecco qua? Dovremmo stendere per terra, vabbè, allora qua stiamo con calore, abbiamo ripreso calore, il sonno lo stiamo perdendo, adesso mi chiedo così se devo andare a dare fuoco con l'altro. Farla spegnere la vita. Non è in grado.
Dobro. Una volta buttato per terra non lo posso recuperare? Nel senso questo? Sì, dopo buttato per terra non lo posso recuperare, ottimo. Boh. Un po' sprecato. Let's move on. Chissà se si possono infuocare le frecce. Non ci ho pensato. Ci dovrei provare, secondo voi? Io mi scoccio un po'. Prima o devo cercare adesso? Devo cercare adesso.
faccio un titano adesso, però non mi sembra un titano, sembra più una sorta di mini boss. Un mini boss, se non riuscirà a salvare un grosso cattivo. Sì, lo devo ammazzare, non da un titano. Va a terra così.
capito, ma se... È stata molto una palla questo combattimento, devo dirlo, molto molto una palla. Ah, siamo qui. Tutta la strada, ma ovviamente non ho più. Ah, ho tutto. Sì, ho tutto, che gioia. Certo servirebbe una spada in più. Ripetiamo il combattimento. Lì vedo un'ascia. Prendiamo la servosa. Guardate, notate quanto è facile colpire gli animali con quest'arco. Guarda i cavalli di Skyrim. Oh, guarda quello che ho preso. È morto. Oh no. No, è ancora vivo. L'abilità. Ciao Marghe! Cosa io posso fare? No, no, ovviamente. Che domande stupide che faccio? Vabbè. Riproviamo. Caspita, cosa, Marghe, cosa? Ma tutto questo l'ho presa la carne del cinghiale? No. Perché no? No, devo prendere la carne del cinghiale. Adesso ci mangiamo questo bel pezzo di pane. Sì. Prendiamo la carta del cinghiale. Così. Vento maledetto, ti odio, ti odio, ti odio. Proviamo a fare testa al boss, vediamo che succede. Sentite i rumori di sottofondo che preannunciano quello che sta per accadere. Rullare del vento. La lentezza della corsa del personaggio. La musichetta che inizia a diventare tesa. Perché era stata zitta prima. Ma noi stavolta prima di andarci, cioè che stiamo morti di freddo, faremo una cosa, ci accenderemo e ci riscalderemo. Penso come il legno, non maledetto legno, capito?
malgrado. Ci siamo riscaldati, possiamo certo con più spade sarebbe stato meglio. Ciao amico. Cominciamo a cascare la terra, vai così. Prendo un botte perché il personaggio cade a terra, giustamente. Guarda, guarda. Non so quanto è suicida per questa cosa, ma ci vediamo.
Che divertimento. Che divertimento. Ci devo riprovare un'altra volta. Muori, maledetto maiale. Una pelliccia, carne che non posso usare. Lecce. È tutto molto un peccato consumarlo, eh. Vabbè. Ok. Ah, non ho frecce. Posso farle. Quante ne ho fatte? 5, ok, vai, vai. Ah, che bello. Headshot con quella mira. Ok, carne sì. Ah, perché ho finito il legno, giustamente. Ma il legno mi serve però. Mangiamo carne cruda. Ah, vabbè. Quanta fame ha il mio personaggio? No, ma quasi quasi un po' di spazio, lo liberiamo.
Senti, cacchio, cosa dire uno scalino brava? Ah, vedi, ti dà da... cos'è resistenza in più quella? Sì, è resistenza in più. Allora, questo non so, vabbè, siamo conosciuti. Me l'avevano pubblicizzato male sta roba, me l'aspettavo un po' meglio. Troppo acerbo. Ah, questo è quello che ho lasciato io? Sì, quello che ho lasciato. No, non è vero. Questo l'ho lasciato io. Posso dormire quindi. Dormi là. Riproviamo un'ultima volta. Vediamo un po'. Posso salvare? Sì, voglio salvare perché non devo rifare di nuovo a capo ogni volta. E si va per l'ennesima volta al massacro. Pronta la mia spada.
aspettare per fare tutto. Senti, io buono, vai. Questo punto io perché lo sto a colpire? Cioè faccio direttamente questo. Possa mai essere servito sconfiggerti, non ne ho idea, credo a nulla, perché se hai lasciato qualcosa mi sa che me l'hai lasciato nella neve, vero? Vabbè, per la gloria, signori, l'abbiamo fatto per la gloria. Così. Non che ci siano qui. No, also, chissà se magari mi troppava qualcosa, ma se è così ne si è buggato nella neve proprio. Sapere dove devo andare. Cosa sei tu? Non so dove. Oddio. Se scendi qua che fine faccio? Che pare. Certo sto scendendo parecchio più facile, non risalirò mai più di là. Un punto di salvataggio. Penso che questa partita la chiudiamo qui adesso. Penso proprio. Ciao, ci vediamo. Penso che questa partita la chiudiamo. Delle luci lì giù ci devo andare? Secondo me no. Però io adesso salto. Ho visto che questo è un punto che si può salvare, forse no, sai? No, forse no. Forse bisogna mettere. Di là torno indietro. Qua pure, in realtà sì, torno indietro anche di qua. Di qua, avanti. Vorrei salvare e vorrei cambiare il gioco. Più rompe le palle, mi sembra giusto come approccio. Allora questo lo rompiamo. Senti, che domande fai? Ovvio. Ok, buono. Ah, sì, così volevamo. Anche tu schifo non ci fai. Posso ripararti? No, ovviamente no. Ovviamente quella cosa non ti potrei riparare serve per tu sei fondamentale. Potenziamo. Frecce, che fanno queste frecce? Non le devo sapere. Un'arma. Signore, come si sconfiggeranno mai? Io non ho idea. A me sta spada piaceva. Smantelliamo la traccia. Saranno... Capito come...
non lo trova più. Devo scappare via. Dobbiamo riscaldare, accendiamo un po'. Non le frecce, maledetto. Ho fatto le frecce. Fatto di molte attese questo gioco, eh? Vabbè. Così. Ciao Ross, tutto bene, mi stavo annoiando vicino a questo gioco. Vuoi che lo continuo per fartelo vedere o posso mettere... stavo pensando di cambiare e di farne qualcun altro. Hai qualche preferenza? Finalmente salvato. Dimmi tu, se vuoi che lo continuo. Vai, vai, mi fido. No, ma dipende, nel senso, io posso fare una serie di cose in questo momento. Posso continuare questo, ma devo dire mi ha abbastanza annoiato. Posso fare una partita a Battlefield 5 da solo e farti vedere come sono bravo con mouse e tastiera. Posso continuare Control. La telecamera è di qua, non so perché mi giro di là. Posso continuare Control. Posso avviare Gears of War Tactics, che è un gioco nuovo che non ho ancora provato. Posso fare N cose, hai qualche preferenza?
Quello nuovo? Ok. Lo abbiamo. Adesso lo abbiamo. Allora, giusto un secondo. Sta partendo, dagli il tempo. Lo scopriamo insieme, questo è nuovo anche per me, anche se è sullo stile di XCOM 2, che è un gioco che a me piace, quindi più o meno come stile di gioco penso di sapere cosa aspettarmi.